Buongiorno. Vingesti? Vingesti? Noi vengiamo con Cristo Gesù. Dio ti benedica. Buongiornata. Buongiorno. Buongiorno, Avola. Mi chiamo Carmelo. In pera sono canadese. Ma mio papà è di Pachino, Sicilia. Noi predichiamo lo Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. Gesù è venuto alla terra 2000 anni fa, figlio di Dio, agnello di Dio, unico salvatore e Signore di tutto il mondo. Gesù è venuto per fare il sacrificio per noi. La Bibbia dice, la Bibbia che è la parola di Dio, dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E questa è la verità. Noi siamo peccatori davanti a Dio Santo. C'è bisogno di perdono, c'è bisogno di salvezza, perché c'è un giorno di giudizio che viene sopra ogni vita, anche sulla terra. E Dio 2000 anni fa ha mandato suo figlio Gesù. Gesù era perfetto, figlio di Dio. Gesù era Dio incarnato. La Bibbia dice alla principe era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola era incarnato. E Gesù, figlio di Dio, sulla croce ha pagato per le peccate. Ha pagato per ogni peccato per andare in cielo. Perché il peccato prende la morte. La Bibbia dice il salario delle peccate è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna dentro Cristo Gesù. Questo è un dono di Dio. Quando noi crediamo allo Vangelo, quando noi crediamo a Gesù Cristo, quando noi dice con la bocca Gesù Cristo è Signore, e crede dentro il cuore, Dio si alza dalla morte e ti salva. Questo è scritto dentro la Bibbia. E questa è la verità. Dio ti benedica. E questa festa di Natale, e quando noi pensiamo quando è venuto Gesù 2021 anni fa. Questo è perché è anno 2021, perché 2021 anni fa Gesù è venuto alla terra. E lui era figlio di Dio. Lui era unico salvatore e Signore per noi per andare in cielo. Ma la Bibbia dice Gesù viene alla terra di nuovo. La Bibbia dice Gesù si ritorna alla terra. Dio ti benedica. Ma noi siamo pronti per Gesù. Noi siamo pronti per lui. Dio ti benedica. Alleluia, Dio ti benedica, Dio ti benedica, buona giornata. Come ti chiami? Paolo, parliamo dopo, io continuo per predicare e parliamo, ok? Dio ti benedica. Questa è la verità, Gesù viene di nuovo alla terra, questi sono gli ultimi giorni alla terra, prima che viene Gesù. Ma noi siamo pronti per lui? Noi abbiamo creduto in Lui, noi abbiamo creduto alla salvezza che soltanto è dentro Cristo Gesù, perché la Bibbia dice, Gesù ha detto queste parole, io sono la vita, la verità e la via. Nessuno va al Padre se non permesso di me. Non c'è salvezza in altre religioni, non c'è salvezza in altri nomi. Gesù è l'unico via per andare in cielo. E questa è la verità. E quando lui viene alla terra, salva il suo popolo. Se tu credi Gesù Cristo come tuo Salvatore e Signore della tua vita, quando tu vedi Gesù, è un giorno di grande gioia. Dio ti benedica. Grande gioia, la salvezza che prende Gesù, ma ha altri sulla terra. Prende giudizio sulla terra. Gesù viene per giudicare i vivi e le morti.
E questa è la verità, c'è un giorno di giudizio e noi davanti a Dio, no Dio Santo, c'è bisogno di perdono. Ma Gesù sulla croce ha pagato per ogni peccato. Gesù sulla croce ha pagato per ogni peccato per andare in cielo. Quando lui era sulla croce, lui ha detto è compiuto. Lui ha pagato per ogni peccato e dentro lui c'è la vita eterna. La Bibbia dice, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato su uno un genito figlio, se un crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. La vita eterna è un dono di Dio dentro Cristo Gesù. La salvezza non viene dalla Chiesa, la salvezza non viene in altri nomi. Soltanto Gesù è unico Salvatore e Signore di tutto il mondo. Quando tu credi a Lui, quando tu credi, Lui è tu Signore e Salvatore. E questa è la buona notizia. E dentro Lui c'è la vita eterna, dentro Lui la morte è sconfitto. Questa è la verità. E quando tu credi in Lui, e quando tu sai la morte è sconfitto, la paura si scappa. Perché questa è la cosa che tutto il mondo c'è paura della morte, ma Gesù alza della morte e Lui è vivo. È seduto ad essere il Padre in cielo, e quando tu chiami il suo nome ti salva. Questa è la verità che è scritto dentro la Bibbia. La salvezza non viene di religione, la salvezza viene di relazione con Gesù. Quando tu credi in Lui, quando tu credi Lui è risorto, quando tu penti dei peccati, c'è bisogno di ravvedimento. Gesù, quando è venuto alla terra 2000 anni fa, cominciò a predicare e ha detto ravvedetevi, il regno di cielo è vicino. E sto regno è più vicino ora di mai, perché Gesù sta tornando. E ti domanda a te, sei pronti per Gesù? Il nome di Gesù, tutti li conoscono il nome di Gesù, ma tu conosci Lui veramente? C'è una relazione con Lui? Prega a Dio come tu Salvatore Signore, che Lui ha mandato suo figlio per la salvezza, e Lui è vivo, Lui è risorto, dentro Lui c'è la vita eterna. Questo prende la salvezza. La salvezza non viene di religione, la salvezza viene di relazione con Dio dentro Cristo Gesù. Questa è la verità. Dio ti benedica. Pace, pace. Questa è la verità che è scritta dentro la Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia è la verità. La Bibbia era scritta molti anni fa e ha scritto tutte le cose che viene alla terra a questi giorni. Vediamo il mondo come va con coronavirus, con tutte queste cose male che sono sulla terra, ma la Bibbia dice queste cose vengono prima che venga Gesù. E dice dentro Lui c'è la potenza per andare avanti con pace, perché la pace veramente non viene delle cose del mondo, la pace veramente viene dello principe di pace, Gesù Cristo. Quando tu credi in Lui, quando tu sei sicuro, sei salvato, quando tu credi in Lui è tuo Signore e Salvatore. Quando tu lo so, sicuramente la morte è sconfitto, c'è la vittoria dentro Cristo Gesù, e dentro Lui soltanto c'è la pace per andare avanti dentro questo mondo cattivo. Vediamo questi giorni, c'è lo Green Pass, Super Green Pass. C'è cose che non puoi fare se non c'è sto pass. La Bibbia dice questo. E questo è come tu lo so, questa è la parola di Dio. C'è un giorno che viene sulla terra, prima che viene Gesù, e tutto il mondo prende una marchia alla mano a destra o alla testa, non puoi vendere o comprare niente.
Questo è scritto dentro la Bibbia. Prima che venne Gesù, venne questi giorni, ma quelli che credono in Lui, sta marchia è una marchia di Anticristo, non puoi prendere sta marchia. So come fare? Credi in Lui. Credi in Lui. Da ogni cosa per andare avanti. Dentro questo mondo e per la vita eterna. Perché questo è il dono di Dio. La vita eterna dentro Cristo Gesù. Dio ti benedica. Quando noi crediamo in Lui. Quando noi crediamo lo Vangelo. Che Gesù, figlio di Dio, è venuto per noi, è venuto per fare l'unico sacrificio sulla croce. Sulla croce Lui ha detto è compiuto. Lui ha pagato per ogni peccato, perché noi siamo privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Questa è la verità. Dio ti benedica. Prendo. Questa è la verità per tutti. Ma dentro Cristo Gesù, quando tu credi in Lui, quando tu credi nel Vangelo, c'è la vita eterna, c'è questo dono di Dio. Tu puoi prendere per eternità. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Prego. Pensa a queste cose. Dio ti benedica. Non c'è bisogno di me. La Bibbia dice questo. Se tu dici con la bocca Gesù Cristo è Signore e crede dentro il cuore Dio si alza dalla morte e ti salva. Lui è vivo. Chiama il suo nome e ti salva. Mi ha salvato 2014. A 37 anni finalmente i miei occhi mi aprirono della verità di Gesù Cristo. E chi Lui è? Lui, figlio di Dio, unico Salvatore, Signore, Dio ti benedica. E Lui ti ama. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su uno unigenito figlio. Se chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio ti benedica in nome di Gesù. Se c'è domande, se vuoi una preghiera, se vuoi una Bibbia, parliamo. Dio ti benedica. Ciao, pace. Com'è? Come ti chiami? Vincenzo, Carmelo. Piacere. Scusa, non parlo molto bene perché sono canadese, ma tu hai ascoltato. Sì, sì. Tu credi in Gesù? Certo. Amen, amen, amen. Tu sei diavola? Sì. Ok, ok. E c'è una chiesa qui? Tu vai a una chiesa qui o no? Sì, ci sono le chiese. Sì, 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 sì. Lo so, c'è le chiese, ma la cosa che è molto importante, c'è le chiese che insegna la Bibbia, perché la Bibbia è la parola di Dio. Certo. E c'è molte chiese dentro il mondo, ma fa le cose dei uomini. Forse c'è una scrittura, ma nessuno capisce niente delle chiese, perché è una cosa, ogni domenica facciamo così, lo stesso come è cresciuto lo faccio lo stesso fino a muore. Ma questo è religione, non è relazione veramente. Certo. Con Dio. E per me, la prima volta per me, 2013, mi è venuto il desiderio. Voglio sapere che dice la Bibbia. Chi io, chi me. E ho prendato uno al telefonino e mi ha ascoltato per 6 mesi. Ogni mattina quando ho guidato il lavoro mi ha ascoltato il parola di Dio. E i miei occhi mi aprono la prima volta. E era una cosa fantastica, perché io sempre ho creduto in Dio, tutta la vita, ma non avevo una relazione veramente con Lui. Una spiegazione vera. Sì, perché per me è lo stesso per molti, mi certo. Penso. Quando cose sono bene, Dio grazie e mi faccio i fatti miei. Certo. No? Ma quando vieni i problemi e cose dentro la vita, e non soltanto questo, quando tu vivi la vita, per me era 36 anni, e aveva soldi, aveva cose buone, ma questa vita, chi c'è dentro questa vita? Soltanto queste cose. Ma era perché io non ho cercato Dio veramente. Certo. E quando mi ha letto la Bibbia, i miei occhi mi aprivano e mi ha visto c'è una vita nuova dentro
Gesù, dentro Dio, verso Gesù Cristo. E Gesù ha detto queste parole: se uno non è nato di nuovo, non può avere o non può entrare il regno dei cieli, perché noi siamo nati dentro il mondo fisicamente, ma c'è bisogno di una nuova nascita spirituale. E quando noi crediamo in Gesù, e quando noi crediamo che Lui ha fatto per noi, e Lui è Signore e Salvatore, viene lo Spirito Santo, e questo è come una nuova nascita, perché viene lo Spirito di Dio dentro il tuo corpo per fare la casa dentro il tuo corpo, e viene la nuova vita dentro la tua vita, lo Spirito di Dio che ti guida, che rivela la scrittura. Finalmente questo libro, dopo questo, era vivo finalmente per me. Ho detto: ok, ora mi capisco, perché certo, c'è molte cose che non capisco. Certo. Ma quando noi cerchiamo in Dio e quando noi crediamo in Gesù, veramente sì. C'è. Va bene? No, no problem. Predico l'Evangelo, perché è la cosa più importante di tutta la vita. Quando tu lo so veramente, c'è la vita eterna. È la cosa più bella di tutto, perché questa vita qui è un passaggio. Di passaggio. Sì, e comincia e c'è una fine. C'è una fine. Ma la vita che viene dopo è per eternità. È più bello. E quelli che sono dentro i peccati, la Bibbia dice c'è giudizio e va in inferno, e per eternità. E noi in un luogo si diverte, fa, you know, certo. Questa è una cosa del mondo alla televisione, quando vede inferno, divertiamo, no, c'è fuoco, c'è tormento, è brutto, bruttissimo. Ma Gesù sulla croce ha pagato per ogni peccato, e nessuno andare là quando tu credi in Lui, che Lui è, che Lui ha fatto. And, mi è allora venuto dentro la vita mia, veramente, ottobre 5, 2014. E 14 era nata di nuovo, e i miei occhi mi aprivo. Ora mi ha lasciato cose a Canada per predicare lo Vangelo. Sono qui a Sicilia, ma mi vai in altri luoghi pure. Vai girando. Sì. È sì. Una bella cosa. Sì, ma grazie a Dio. Non è perché io sono buono, Dio è buono. Sì, è soltanto della grazia di Dio, la salvezza. No, viene di opere, no, perché noi siamo bene. Quando noi una sapienza che c'è bisogno di perdono e salvezza, è per questo motivo venuto Gesù. Certo. Sì. Vincenzo. È stato un piacere. Sì, anche piacere per me. Dio te benedica. Grazie anche a te. And, c'è una Bibbia? Sì. Sì. Certo. Ok. Se tu non leggi la Bibbia, leggi la Bibbia. Questa era la cosa che ha cambiato tutto per me. Mia nonna sempre me lo dice: leggi la Bibbia. Amen. È una nonna. Bene. Sì. Ma sì. Padre Pio è stato. Sì. Dio ti benedica. Andiamo? Oh, vabbè, okay. Mi ha fatto piacere. Ciao di nuovo. Ciao. Buona giornata. Grazie. Sì. La Bibbia dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questo è scritto dentro la Bibbia. Dio ha tanto amato il mondo, ha mandato suo figlio Gesù. Gesù, figlio di Dio, perfetto, agnello di Dio, per fare il sacrificio per noi. Perché la Bibbia dice: tutto hanno peccato, sono prive della gloria di Dio. E questo è veramente per tutti. Noi siamo prive della gloria di Dio perché c'è peccato dentro il mondo, anche dentro le vite nostre. E c'è bisogno di perdono, c'è bisogno di salvezza davanti a Dio. Dio è santo, Dio è giusto, e c'è un giorno di giudizio che viene a ogni vita, anche sulla terra. Ma Gesù è venuto 2000 anni fa per fare il sacrificio per noi. Sulla croce Lui ha pagato per ogni peccato, sulla croce Lui ha detto: è compiuto, e dentro Lui
c'è la vita eterna, perché lui era morto, dopo 3 giorni si alzò dalla morte e lui è vivo. Lui è seduto a destra del Padre in cielo. Gesù Cristo è risorto e dentro lui c'è la vita eterna. Dio ti benedica. Prego. Dentro lui c'è la vita eterna, dentro lui c'è la pace, dentro lui c'è la potenza per andare avanti ogni giorno, dentro questa vita, perché questa vita è un passaggio e dopo questa vita c'è la vita eterna. La vita eterna a inferno se moriamo dentro le peccate, ma Gesù ha pagato per le peccate per andare in cielo quando tu credi in lui, quando tu credi lo Vangelo, quando tu credi in lui e tu Signore e Salvatore. E la salvezza non viene in altri nomi, la salvezza non viene in altre religioni, e soltanto in nome di Gesù c'è la salvezza, c'è la vita eterna. Quando tu credi in lui, quando tu penti dei peccati, c'è bisogno del ravvedimento. Quando noi crediamo Gesù morire per i peccati, c'è bisogno di ravvedimento per lasciare le cose Dio non piace, e non è dentro la potenza nostra. Io non posso fare niente con la potenza mia, ma quando noi crediamo che Gesù ha fatto e quando noi crediamo che lui è vivo, c'è la potenza per andare avanti in ogni cosa, anche per lasciare le peccati. E c'è bisogno di abbandonare le peccate. Gesù ha detto: ravvedetevi, il regno del cielo è vicino. E lui ha detto c'è bisogno di ravvedimento. E quando noi conosciamo Gesù, il nostro Signore, c'è bisogno di obbedienza. E noi non siamo perfetti, ancora mi sbaglio ogni giorno, ma io mi credo Gesù ha pagato per questi sbagli sulla croce. E quando noi confessiamo i peccati, lui è giusto per perdonare. Perché? Perché Gesù ha pagato per i peccati sulla croce. Se Gesù non è andato sulla croce, non c'è il perdono dei peccati. Davanti a Dio c'è bisogno di giusto giudizio. E Gesù sulla croce ha prendato la morte per noi, dentro l'amore di Dio a essere dato a noi, dentro Cristo Gesù. Gesù è unico Salvatore, Signore. Gesù ha detto queste parole: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non permesso di me. Gesù è l'unica via per andare in cielo. Altre religioni sono sbagliate, sono false. Gesù Cristo è unico Salvatore e Signore di tutto il mondo e lui ritorna. Sei pronto per Gesù? Perché questi sono gli ultimi giorni alla terra. È scritto dentro la Bibbia come va agli ultimi giorni. Tempi difficili, tempi male, ma dentro Cristo Gesù c'è la potenza, c'è la pace. C'è ogni cosa per andare avanti quando tu credi in lui, perché lui non è ancora morto sulla croce, lui è vivo, lui è risorto, lui ha pagato per ogni peccato, per la salvezza delle anime e per ogni cosa dentro questa vita e per la vita eterna. Gesù è venuto per noi per andare in cielo. Quando tu credi in lui, quando tu dici con la bocca Gesù Cristo è Signore e credi dentro il cuore, Dio si alza dalla morte e ti salva. Questo è scritto dentro la Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio. E questa è la verità. Crede Gesù Cristo, chiama il suo nome e ti salva. Dio ti benedica in nome di Gesù. Amen. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non si può. Aspetta un attimo. Con l'amplificazione in piazza, capito? No. No, con in piazza non si può. Soltanto in piazza? Ci vuole un'autorizzazione. Se fai un'autorizzazione. Se fai autorizzare e lo puoi fare. Senza autorizzazione non puoi utilizzare altoparlante. Ok, c'è un documento
Identificazione? Oh, sì. Sai autorizzare e ti fai lo tuo... Ok, ma soltanto perché questo? Sì. In piazza. In piazza, meglio. Perché mi ha predicato a Roma, mi ha predicato l'altro Luca e. Ma è nei quartieri, adesso non dice niente, solo qua in piazza. Sì. Okay. Dammi un documento. Sì. Lo passo. Ma non arrivai nei quartieri non ti dice nessuno niente, capito? Qua in piazza è bene o male, sai. Sì. Scusa. Il passaporto non c'è con me, ma c'è i documenti, c'è questo, questa è la patente canadese. Ma c'è quello. Anche italiano? C'ho tutti e due, sì. Mio papà è nato a Pechino, io sono nato a Toronto. Sì. Vabbè, se è bello. Si sposta magari o vai nei quartieri. Sì, Dio ti benedica. Il nome è qui pure. Sì, abbiamo. Sì. Vai nei quartieri, così non ti dà fastidio. Piazza, no, nelle piazze no, altrimenti ci chiamano sempre. Ok. Va bene. Grazie. E come ti chiami? Nicola e Paolo. Dio ti benedica, questo è lo Vangelo di Gesù. And grazie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao.